A Margherita di Savoia, nel nord barese, un nuovo attentato intimidatorio, questa volta ai danni di una donna di 40 anni, assistente sociale, che si occupa di tutelare i minori e più in generale le persone fragili che vivono in contesti sociali delicati e difficili. Un incendio ha danneggiato infatti nella tarda serata di sabato la sua auto, distrutta completamente dalle fiamme, mentre era parcheggiata in corso Vittorio Emanuele, a ridosso del centro cittadino. Il rogo, sulla cui natura indagano i carabinieri, non ha provocato feriti né danneggiamenti. Danneggiato altri mezzi. La quarantenne era già stata vittima di un altro attentato intimidatorio in passato, così come riferito dal sindaco di Margherita di Savoia. È la seconda volta che la dottoressa viene attinta da un secondo incendio doloso. Dico con certezza che è doloso perché non può essere diversamente, in considerazione del lavoro che svolge le responsabili dei servizi sociali, quindi sostanzialmente a fronte delle situazioni. Lei è molto brava nel suo servizio, tutela i più fragili, fa le relazioni secondo il dovere d'ufficio e per questo io l'apprezzo. In questo momento lei sa meglio di me che il contesto sociale è molto, molto più particolare e pericoloso, però non per questo si sottrae ai doveri d'ufficio e a quello che obiettivamente deve relazionare per alcune situazioni particolari che si riscontrano in alcuni nuclei familiari. Ieri era più crucciata. Oggi l'ho sentita, si stava recando dai carabinieri per esporre denunce, molto convinta di quello che sta facendo perché ha detto non posso sottrarmi, altrimenti darei spago e spazio a ripensamenti da parte di qualcuno. Loro devono sapere che io svolgerò regolarmente il mio servizio secondo il mio dovere di impiegata e assistente sociale. Sulla vicenda intanto indagano le forze dell'ordine con l'ausilio delle immagini registrate dai circuiti di videosorveglianza della zona, attraverso cui si sta tentando di individuare i responsabili del gesto.